Oggi parleremo di Dragon Trainer, o, il nome originale, How to Train Your Dragon, uno dei cartoni animati più amati negli ultimi anni. Scopriremo tutto sull'isola di Berk, sui vichinghi e sui draghi, creature potenti e maestose che vivono in questo mondo. Prima di iniziare, scrivi nei commenti qual è il tuo drago preferito. Ora iniziamo! Ci troviamo sull'isola di Berk, dove vivono i vichinghi, ma la vita qui non è molto sicura, perché quasi ogni notte devono combattere contro i draghi che prendono il loro bestiame e danneggiano gli edifici. Nel bel mezzo di un combattimento, vediamo un giovane di nome Hiccup, che ha un corpo esile in contrasto con gli altri vichinghi, che hanno corpi grandi e muscolosi. Il destino vuole che Hiccup sia proprio il figlio del capo vichingo Stoic Vast. Ogni volta che si verifica un combattimento, Hiccup viene inviato dal padre a mettersi al riparo, perché ovviamente lo considera debole. C'è un drago che i vichinghi temono più di ogni altra cosa, e che chiamano Furia Buia. Hiccup, che vuole diventare un cacciatore di draghi, pensa di catturare la Furia Buia usando l'arma che ha progettato, e che può lanciare una corda. Il ragazzo va quindi a cercare il luogo giusto per poter prepararsi a sparare il drago. Quando il potente drago passa, Hiccup apre il fuoco e riesce a colpirlo, facendolo cadere nella foresta. Hiccup, felice di aver abbattuto la temibile Furia Buia, non si rende conto che un altro feroce drago lo sta seguendo. Nel frattempo, Stoic, vedendo il figlio in pericolo, con il suo pugno riesce a paralizzare il drago e ad allontanarlo da lì. I vichinghi sono così concentrati a salvare Hiccup quella notte che gli altri draghi riescono a rubare le loro pecore. Ovviamente i vichinghi incolpano Hiccup dell'accaduto. Hiccup cerca di difendersi dicendo di aver abbattuto la Furia Buia, ma i vichinghi non gli credono. Hiccup, ancora incuriosito dalla bestia, si reca quindi di nascosto nella foresta. Nel frattempo, Stoic cerca persone che si uniscano a lui per cercare la tana del drago. Intanto, Hiccup finalmente trova il sentiero dove è caduto il drago. Seguendo il sentiero, è sorpreso di vedere la Furia Buia che giace inerme, a causa del colpo ricevuto. Il ragazzo si avvicina al temibile drago con l'intenzione di ucciderlo, ma quando vede il suo volto, abbandona il suo intento, sentendosi dispiaciuto per la povera bestia e decide di liberarla. Dopo essersi liberato, il drago saluta il giovane e lascia la foresta. Quella sera, Stoic dice al figlio che deve iniziare l'addestramento la mattina dopo e che spera che Hiccup possa diventare un vichingo coraggioso e forte, proprio come lui. Non posso uccidere i draghi. Ma tu dovrai uccidere i draghi. È un patto? È un patto. Il giorno successivo, Hiccup inizia l'addestramento insieme ad altri giovani, ovvero Astrid, Gamba di Pesce, Moccicoso, Tufnut, Rufnut e Gobber, che sarebbe stato il loro maestro. Gobber presenta il primo drago, ossia il loro materiale d'addestramento. Gobber dice a loro di cercare di sopravvivere e di lavorare insieme per sconfiggerlo. Astrid e i suoi amici vengono sopraffatti dal drago, mentre Hiccup, che non ha esperienza nel combattimento, si arrende e piange in un angolo. Hiccup viene quasi ucciso, ma fortunatamente Gobber viene in suo soccorso. La sessione di allenamento termina e prima di tornare a casa, Gobber ricorda ai suoi studenti di non abbassare la guardia, perché i draghi vogliono sempre uccidere i loro avversari. Dopo l'allenamento, Hiccup non torna a casa, ma si reca nella foresta per cercare la Furia Buia. Si scopre che il drago è ancora lì ed è intrappolato in un laghetto. Vedendo ciò, Hiccup si rende conto che il drago non può volare perché una delle sue pinne caudali è stata persa, a causa del colpo sparato da lui stesso. La sera, Hiccup torna a casa ed entra nella sala da pranzo dove ci sono già Gobber e i suoi amici. Mentre mangia, Hiccup apre il libro sui draghi regalatogli da Gobber. Trova un foglio che parla della Furia Buia, ma è ancora vuoto, perché, fino ad ora, nessuno ha mai osato combattere il temibile drago. Nel frattempo, nell'oceano, Stoic e le sue truppe trovano la tana di un drago coperta da una fitta nebbia. Nonostante l'aspetto terrificante, Stoic è imperterrito e ordina alle sue truppe di entrare nell'isola. La scena si sposta poi nella foresta. Hiccup torna a nutrire il drago per potersi avvicinare a lui. Il ragazzo si rende conto che il drago non è così feroce come pensavano i vichinghi. Così chiama il drago Sdentato. Sentendosi in colpa per aver ferito la pinna caudale di Sdentato con la sua arma, il ragazzo decide di tornare al villaggio e di costruire delle ali artificiali che possono far volare nuovamente Sdentato. Più tardi quella sera a cena, Gobber dice a Hiccup e ai suoi amici che un drago che non può volare è come se fosse morto, perché non sarà in grado di andare da nessuna parte quando viene minacciato. Sentendo ciò, Hiccup si impegna ancora di più a costruire delle pinne artificiali per il suo nuovo amico.
Al mattino, dopo aver terminato la pinna, Hiccup incontra Sdentato e gli porta la colazione. Mentre Sdentato è concentrato a mangiare, Hiccup attacca di nascosto la sua pinna artificiale alla coda del drago. Dopo averla installata con successo, Sdentato vola immediatamente portando Hiccup con sé, ma alla fine finiscono per cadere nel lago. Nel pomeriggio, Hiccup torna ad allenarsi a combattere i draghi con i suoi amici e Gobber. Lì vede i suoi amici che hanno difficoltà ad affrontare il drago a due teste. Hiccup va allora ad affrontare il drago usando un'anguilla marina per spaventarlo e ordinandogli di ritirarsi nella gabbia, avendo scoperto da Sdentato che i draghi non amano le anguille. In seguito, Hiccup impara molti trucchi per conquistare un drago, appresi da Sdentato e applicati poi durante l'allenamento. Gobber e i suoi amici sono molto orgogliosi di lui, ma non Astrid, che è gelosa del successo del ragazzo. Successivamente, Hiccup riesce anche a migliorare la pinna di Sdentato e che può farlo nuovamente volare in equilibrio, con Hiccup che lo controlla. D'altra parte, Stoic e le sue truppe tornano al villaggio perché non hanno trovato la tana del drago. Stoic incontra Gobber, che gli dice che Hiccup è riuscito a trovare un modo per domare un drago. Allo stesso tempo, Hiccup vola con Sdentato per testare le sue pinne artificiali. Quando Sdentato vola impicchiato ad alta quota, Hiccup rilascia accidentalmente la corda di controllo, facendoli cadere. Afferra rapidamente Sdentato e riprende subito la fune di comando, riuscendo anche a volare. Ma questa volta Hiccup non usa più la mappa di guida perché questa è volata via da qualche parte. Ora si affida solo al suo istinto e al legame con il drago. Dopo aver volato, i due si riposano sulla spiaggia. All'improvviso, appare un piccolo drago che vuole chiedere del cibo ad Hiccup. Hiccup dà da mangiare un pesce al piccolo drago e lo addomestica immediatamente. Qui si rende conto che ciò che i vichinghi hanno fatto fino ad ora è sbagliato e che non dovrebbero uccidere i poveri draghi. Il giorno dopo, Hiccup torna ad allenarsi a combattere i draghi insieme ad Astrid. Questa volta, chi riuscirà a sconfiggere per primo il drago, nell'allenamento successivo combatterà con un drago uno contro uno. Durante la sessione, Hiccup gareggia con Astrid, e Stoic e molti altri abitanti assistono. Quando Astrid si sta preparando ad uccidere il drago, rimane sorpresa nel vedere Hiccup, che ha già addomesticato il drago accarezzandolo, cosa che la fa arrabbiare. Oh, figlio di un mezzo troll! Dopo l'addestramento, Hiccup torna da Sdentato per dargli da mangiare. Arrivato lì, chiama il suo nuovo amico, ma non riceve risposta. Si scopre che Astrid è già lì ad aspettarlo perché è curiosa di sapere dove Hiccup abbia imparato a conoscere i draghi. Astrid vede Sdentato correre verso di lei e spinge rapidamente Hiccup per salvarlo. Hiccup però dice che Astrid è sua amica e che non può attaccarla. Tuttavia, Astrid è molto spaventata e corre immediatamente al villaggio per dirlo agli altri. Sdentato ed Hiccup catturano rapidamente Astrid e la bloccano. Hiccup chiede ad Astrid di mantenere il segreto con gli abitanti del villaggio. Astrid promette di mantenere il segreto se lui l'aiuterà a migliorare e Sdentato li porta in volo per l'isola. Questo fa capire anche ad Astrid che i draghi non sono così feroci come pensava. Sdentato porta improvvisamente Hiccup ed Astrid in un luogo con una fitta nebbia. Lì vedono altri draghi che trasportano pecore e pesci. Si scopre che Sdentato ha portato Hiccup e Astrid nella tana del drago. Improvvisamente, un enorme drago appare e mangia un piccolo drago innocente. La presenza di Hiccup ed Astrid viene notata dall'enorme creatura e cerca di attaccarli. Fortunatamente però, Sdentato riesce a farli uscire dalla tana del drago in tempo. Poco dopo, i due scoprono che i draghi hanno attaccato il loro villaggio e rubato le loro pecore per nutrire l'enorme bestia affinché non mangi altri draghi. Astrid vuole raccontare al capovillaggio ciò che hanno scoperto, ma Hiccup vuole mantenere il segreto perché crede che Sdentato potrebbe essere in pericolo se suo padre scoprisse la tana del drago. Il giorno successivo, Hiccup si sottopone alla prova finale, che consiste nell'uccidere un drago sotto gli occhi di tutti gli abitanti del villaggio. Ma Hiccup getta via l'arma e lo scudo perché non vuole fare del male al drago. Che cosa sta facendo? Non sono uno di loro. Non è necessario ucciderli. Vedendo che suo figlio non vuole uccidere il drago, Stoic grida di fermare la prova. La voce di Stoic sorprende il drago, che inizia ad attaccare Hiccup, anche se quest'ultimo riesce quasi a domarlo. Sdentato, che ha un udito acuto e sa che Hiccup è in pericolo, corre immediatamente verso il villaggio. Quando il drago vuole uccidere Hiccup, Sdentato lo attacca. Ma i vichinghi, che hanno visto ciò, cercano di catturare Sdentato. Hiccup cerca di fermarli, ma loro non ne vogliono sapere. In seguito, Hiccup parla da solo con suo padre. Lui dice che i draghi non sono feroci come pensano e dice anche che Sdentato conosce la tana del drago. Quando Stoic lo viene a sapere, intende trovare la tana e usare Sdentato come guida.
Il Cap cerca di fermare il padre perché nella tana c'è un drago gigante che il padre non sarebbe stato in grado di affrontare. Ma il padre continua a pianificare di andarci. Il padre dice che il Cap ha difeso il drago, quindi non è un vero vichingo. Stalker raduna immediatamente le sue truppe e si prepara a partire per la tana del drago mentre trasporta Sdentato incatenato. Dopo la partenza di tutte le truppe, Astrid dice che in 300 anni il Cap è stato il primo vichingo a fare amicizia con un drago. Il ragazzo si rende conto che le sue capacità possono portare un cambiamento ai vichinghi. Decide quindi di andare a cercare il suo amico e salvarlo. Il Cap, Astrid e gli altri amici si recano quindi al campo d'addestramento. Lì il Cap insegna ai suoi amici a domare i draghi per poterli cavalcare. All'inizio hanno paura, ma dopo essere stati convinti da il Cap, sono abbastanza coraggiosi da cavalcare i propri draghi. D'altra parte, Stoic, che è riuscito a trovare la tana del drago, ordina alle sue truppe di preparare un attacco. Con una catapulta gigante riescono a distruggere il muro del nido. Ma quando Stoic entra nella tana, vede tonnellate di draghi attaccate alle pareti della caverna come pipistrelli. Ben presto un drago gigante esce dalla tana. Anche se i vichinghi lo attaccano con catapulte giganti, il drago distrugge facilmente l'esercito vichingo. Proprio mentre Stoic e Gobber stanno per essere attaccati, Hiccup, Astrid e i loro amici arrivano. Abbattono il drago gigante con un soffio di fuoco. Gobber dice che Hiccup è un vero vichingo e testardo, proprio come suo padre. Hiccup chiede a Gamba di Pesce di trovare il suo punto debole. Lui dice che il drago gigante ha occhi piccoli e naso grande, quindi si affida all'udito e allo fatto. Saputo questo, Hiccup inizia a studiare una strategia. Ordina a Moccicoso e a Gamba di Pesce di rimanere nel punto cieco e di confondere la creatura, mentre Rooftuff e Tufnut vengono incaricati di scoprire il limite del respiro del drago e quante volte può farlo. Quando Hiccup cerca di liberare Sdentato, la loro nave viene accidentalmente colpita dall'attacco del drago gigante, facendo affondare Sdentato nel mare. Hiccup raggiunge il suo amico e cerca di aprirgli le catene, ma gli manca il fiato e annega. All'improvviso, Stoic lo salva ed entra di nuovo in mare per salvare il drago. Hiccup vola subito con Sdentato per aiutare i suoi amici a combattere il drago gigante, ma vengono sopraffatti. Hiccup ha allora l'idea di attirare il drago gigante in volo verso le nuvole nere. Qui Sdentato continua ad attaccare il drago, ma purtroppo viene colpito dall'esplosione di fuoco, che gli brucia le pinne. Nonostante ciò, cerca di volare ed attirare il drago verso le nuvole. Quando sono abbastanza in alto, Hiccup spinge il drago gigante a volare in basso e al momento giusto, Sdentato spara del fuoco dalla bocca del drago, facendo sì che il gas nella sua bocca inneschi un'esplosione nel suo corpo. Alla fine i due riescono a sconfiggere il drago gigante, ma purtroppo Hiccup cade nell'esplosione. Dopo l'incidente, Stoic cerca suo figlio e vede Sdentato che giace a terra. Stoic pensa che Hiccup sia morto, ma scopre che Sdentato ha salvato suo figlio. Qualche giorno dopo, Hiccup si sveglia a casa sua. Non appena apre gli occhi, vede Sdentato, ma quando si alza dal letto, il ragazzo è sorpreso di vedere una delle sue gambe sostituita con una gamba artificiale. Quando Hiccup esce di casa, viene accolto dal padre e dagli altri vichinghi. Ora i vichinghi trattano i draghi come animali domestici e soprattutto come amici. Poi Gobber crea una pinna artificiale per Sdentato, in modo che Hiccup possa volare di nuovo con lui. 5 anni dopo il primo film, il villaggio vichingo di Berk è ormai in pace con i draghi. I draghi si sono trasferiti sull'isola e i vichinghi hanno costruito strutture speciali per loro. I vichinghi avevano la tradizione di uccidere i draghi, ma ora è stata sostituita con la corsa dei draghi. Chi vuole vincere questa gara deve raccogliere il maggior numero di punti mettendo le pecore in un cesto. Astrid riesce a vincere la gara. Successivamente, Hiccup vola con Sdentato tra le nuvole. Quando i due raggiungono un'alta quota, Hiccup si lancia in caduta libera, seguito dal drago. Quando Hiccup tocca quasi l'acqua, apre la tuta alare. Ora può volare da solo senza l'aiuto di Sdentato. All'improvviso però si trovano davanti della nebbia. Arrivati nella zona nebbiosa, ci sono così tante pareti rocciose che Hiccup inizia a sbattere. Per fortuna c'è Sdentato che salva il suo amico, ma i due cadono nella foresta e Hiccup scopre accidentalmente una nuova zona. Ben presto arriva Astrid e dice che ha vinto la gara. Astrid chiede perché Hiccup non ha partecipato. Il ragazzo dice che sta evitando suo padre, visto che lui gli ha chiesto di diventare il prossimo capo villaggio. Astrid però dice che proteggere il villaggio di Berk e guidare i vichinghi è una grande responsabilità. Hiccup però dice ad Astrid che c'è qualcosa di strano nella zona. Vedono del fumo che si alza come un fuoco e per curiosità si dirigono alla fonte. Arrivati lì, vedono la foresta bruciata e un pezzo di ghiaccio molto grande.
Qualcuno li attacca improvvisamente e cattura il drago di Astrid, Tempestosa. Astrid chiede loro di liberare Tempestosa, ma un uomo di nome Eret pensa che Astrid e Hiccup facciano parte delle truppe di draghi che hanno attaccato e rubato i loro draghi prima di distruggere la loro fortezza. Eret dice ad Hiccup che qualcuno come lui, che cavalcava un drago, ha liberato tutti i draghi catturati. Eret parla anche del loro capo, Drago Bloodvist. Dice che Drago ha costretto Eret e le sue truppe a cacciare i draghi perché intendeva schiavizzare i draghi e usarli come truppe. Hiccup, resosi conto che sono persone pericolose, ordina subito a Sdentato di attaccarli e riescono a fuggire insieme a Tempestosa. Arrivato al villaggio di Berk, Hiccup incontra subito suo padre perché vuole chiedergli del drago. Tuttavia, Stoic non risponde fino a quando Astrid non appare per aiutare Hiccup. Astrid dice a tutti presenti che qualcuno ha catturato dei draghi e li ha resi schiavi per usarli come esercito. Stoic capisce qualcosa e ordina di nascondere i loro draghi. Lui dice che Drago è un pazzo e che se è vero che sta formando un esercito dei draghi, anche loro devono prepararsi alla guerra. Stoic dice che non è possibile far cambiare idea a Drago e che Hiccup dovrebbe proteggere il suo popolo. Hiccup però decide di andare con Sdentato ad incontrare Drago, seguito da Astrid. La scena poi si sposta sulla nave di Eret. Vedendo Hiccup e Astrid volare con il loro drago, Eret li colpisce con una rete. Hiccup dice che avrebbe convinto Drago a cambiare idea sui draghi. Sentendo ciò, Eret e le sue truppe ridono all'idea. Improvvisamente arriva Moccicoso e porta subito via Hiccup senza conoscere il suo vero piano. Poi anche gli altri vichinghi e Stoic arrivano alla nave di Eret. Stoic racconta a Hiccup che molti anni prima c'è stata una riunione di capi per discutere degli attacchi dei draghi. Arrivò un grosso straniero che indossava un mantello di pelle di drago e si presentò come Drago Bloodvist. Drago era un uomo determinato a liberare gli umani dalla crudeltà dei draghi, così chiese a tutti i capi presenti di inchinarsi a lui. Sentendo però che tutti i capi ridevano di lui, Drago, arrabbiato, se ne andò e li maledisse. C'era anche uno straniero venuto da una terra sconosciuta, votato a liberare l'umanità dalla tirannia dei draghi. Gridando, allora vediamo come ve la cavate senza di me. Poco dopo, apparvero diversi draghi che ridussero immediatamente in cenere il luogo dell'incontro e solo Stoic riuscì a sopravvivere. Stoic dice quindi ad Hiccup di annullare la sua folle missione, perché è rischiosa. Ma il ragazzo è sicuro delle sue capacità di domare i draghi, soprattutto perché ha fatto cambiare idea a suo padre e agli abitanti. Subito dopo, Hiccup parte con Sdentato. Mentre vola, incontra un altro cavaliere del drago, che però indossa una maschera. Il cavaliere potrebbe essere colui di cui parlava Eret. All'improvviso, un altro drago rapisce Hiccup e lo porta in un luogo pieno di pezzi di ghiaccio, mentre Sdentato cade e annega in un lago ghiacciato. Ben presto Sdentato viene soccorso dagli altri draghi. Poi la persona mascherata cerca di toccare Hiccup e quando la persona toglie la maschera, il ragazzo scopre che è sua madre. Ma Hiccup è confuso perché non si ricorda di lei. La madre però gli dice che nessuna madre dimentica il proprio figlio. Come può essere? Eri solamente un bambino, ma una madre non dimentica mai. D'altra parte, Stoic trova la maschera di Hiccup sul lago ghiacciato e chiede subito al suo drago di rintracciare il figlio. Nel frattempo Hiccup, che ancora non crede che la donna sia sua madre, perché tutto ciò che lui sa è che sua madre è morta molto tempo fa. Poi la donna porta Hiccup in un luogo segreto. Il luogo è molto bello, con centinaia di draghi che vivono lì. Sua madre gli racconta di aver vissuto per 20 anni con i draghi in quel luogo per studiarli. Il suo nome è Valka. Sua madre ha fatto questo per salvare i draghi dal drago. Hiccup le dice che suo padre è cambiato, così come i vichinghi, che ora accettano i draghi e vivono con loro. Ma la madre non gli crede e dice che le persone non possono cambiare. Valka gli racconta una storia di quando Hiccup era piccolo. All'epoca, quando i draghi attaccarono il villaggio di Berk, un drago si avvicinò a lui. Valka quasi uccise il drago, ma poi vide che la bestia non fece del male al figlio e capì che i draghi erano creature intelligenti e dal cuore tenero. Da allora, Valka si è innamorata dei draghi ed è stata accidentalmente rapita dal drago che pensava che Valka fosse una di loro. Nel presente, Valka porta Hiccup al re dei draghi di questo luogo, chiamato Bestia Selvaggia, della specie Alfa. E il drago ha il potere del ghiaccio e crea nidi per loro usando il suo respiro. Sdentato sembra spaventato quando incontra il maestoso drago, mentre Hiccup è stupito dalla creatura. La scena poi torna ad Astrid e ai suoi amici, preoccupati per Hiccup. Astrid pensa di rapire Eret per mostrare il nascondiglio di drago. In seguito, Hiccup disegna sulla sua mappa il nuovo e misterioso luogo. Mostra la sua capacità di volare con la tuta alare. Ma lui e Sdentato finiscono per cadere in un mucchio di neve perché il loro atterraggio non è perfetto.
Poi Valka si scusa per non essere stata al suo fianco per tutto questo tempo. Sua madre gli dice che con il loro talento avrebbero potuto trasformare il mondo in un luogo sicuro per i draghi. Il capo pensa di poter parlare con Drago, ma sua madre rifiuta e preferisce proteggere i draghi. Nel frattempo, Astrid arriva a casa di Drago. All'improvviso, le truppe di Drago attaccano Astrid e i suoi amici e vengono tutti portati davanti al cattivo. Astrid intende spaventare Drago dicendo che la sua tribù si sarebbe accorta del suo rapimento e l'avrebbe trovato immediatamente perché hanno un drago localizzatore. Poi Astrid dice che se Drago avesse fatto del male a lei o ai suoi amici, Hiccup si sarebbe vendicato. Astrid dice che Hiccup è il figlio del capo Stoic ed è anche il suo unico erede e il migliore esperto di draghi al mondo. Drago invece ribadisce di essere l'unico in grado di controllare le bestie. Infuriato, ordina alle sue truppe di attaccare Berk ed uccidere Stoic per controllare l'isola. Poi Drago ordina ai suoi amici di uccidere Aerith perché ha reso nota la sua base ai vichinghi. Fortunatamente, Tempestosa lo protegge. Intanto Stoic riesce a trovare Hiccup. Stoic, vedendo la moglie, getta immediatamente l'arma e toglie anche il suo fiero cappello da vichingo. Si avvicina a lei e le tocca delicatamente la guancia, sorprendendo Valka. Stoic dice che Valka è ancora bella come sempre e poi i draghi iniziano a ritirarsi per lasciarle da soli. Nel frattempo, le truppe di Drago tengono ancora prigionieri Astrid, Aerith e i loro amici. Aerith intende liberare Astrid attaccando le guardie. Dopo aver abbattuto con successo tutte le guardie, Aerith libera Astrid e i suoi amici. Poco dopo, Aerith trova Tempestosa e la ringrazia per avergli salvato la vita. D'altra parte, Hiccup, Stoic e Valka si godono il loro tempo insieme come qualsiasi altra famiglia. Stoic propone a Valka di diventare di nuovo sua moglie e lei viene incoraggiata da Sdentato ad avvicinarsi a lui. I due ridono felici e Valka accetta la proposta. Poco dopo però, Drago attacca la casa di Valka e prende di mira tutti i draghi presenti. Valka chiede a Stoic di lavorare con lei per proteggere i draghi presenti e sconfiggere Drago. Uno dopo l'altro, i draghi usciti per catturare l'esercito vengono catturati da Drago. Ben presto Astrid, Aerith e i suoi amici arrivano per aiutare. Cominciano a sparare alle armi e alle trappole per i draghi. Allora Drago ordina alle sue truppe di uccidere Astrid e i suoi amici. Presto, Hiccup arriva insieme a Sdentato, seguito dalla bestia selvaggia, per unirsi ad Astrid e i suoi amici contro l'esercito. Allo stesso tempo, Drago si sente molto felice perché il re dei draghi è finalmente comparso. Durante la battaglia, Sdentato inizia a mostrare le sue abilità distruggendo le armi di Drago. A terra nel frattempo, Drago affronta Valka. Visto che non vuole perdere, ha preparato un drago per affrontare la bestia selvaggia. Si scopre che il drago è qualcosa che ha nascosto sott'acqua e che Astrid aveva notato. Dopo che il drago gigante è emerso dall'acqua, Valka attacca Drago, ma lui la batte facilmente e intende ucciderla. Fortunatamente, Stoic arriva in tempo e continua la lotta. Si scopre che la bestia di Drago è la stessa razza alfa della bestia selvaggia. I due draghi combattono ferocemente, ma purtroppo il drago bianco viene sconfitto. Questo fa sì che tutti i draghi presenti vengano sottomessi dal drago nero. D'altra parte, Stoic, che ha visto sua moglie cadere dal drago, si precipita ad aiutarla. Allo stesso tempo, Hiccup cerca di parlare con Drago per farlo ragionare. Qui Drago dice di volersi vendicare perché la sua famiglia è morta a causa dell'attacco di un drago al suo villaggio, che ha bruciato tutto. A causa dell'attacco, Drago ha anche perso una mano. Richiama quindi il suo drago nero e vuole controllare anche Sdentato, ordinandogli di attaccare Hiccup. Sdentato, sotto controllo, si gira per attaccare Hiccup, ma Stoic arriva per salvarlo. Stoic, colpito dal potente colpo di Sdentato, muore. Papà! No! Papà! No! Hiccup, che non accetta la morte del padre, incolpa Sdentato, che ha ripreso conoscenza e lo manda via. D'altra parte, il drago nero inizia ad influenzare gli altri draghi, compreso Sdentato. Quando Hiccup cerca di inseguire Sdentato, viene trattenuto dalla madre. In seguito, il ragazzo celebra una cerimonia funebre per il padre. Hiccup capisce che deve proteggere il suo popolo in quanto nuovo leader. Poi insieme ai suoi amici va a sconfiggere Drago. Lui e i suoi amici cavalcano dei piccoli draghi che non possono essere ipnotizzati dal drago nero e si recano immediatamente a Berk, perché Drago ha intenzione di attaccare anche l'isola. Nel frattempo, Drago, appena arrivato a Berk, inizia ad ipnotizzare tutti i draghi presenti. Dice anche agli abitanti di Berk che Stoic è morto e poi il drago nero attacca gli abitanti. Intanto Hiccup e i suoi amici arrivano a Berk e iniziano a studiare una strategia per sconfiggere Drago. Chiede ai suoi amici di cercare di impedire al drago nero di prestare attenzione a Sdentato. Mentre i suoi amici cercano di distrarre il drago nero, Hiccup incontra Drago, che sta cavalcando Sdentato. Hiccup cerca di svegliare il suo amico, ma i suoi sforzi sono vani. Una volta cosciente, Sdentato torna da Hiccup.
Ma non appena Drago cade, anche Sdentato cade perché non può volare da solo. Hiccup raggiunge immediatamente il suo amico e lo afferra. Poi il ragazzo chiude gli occhi e le orecchie di Sdentato per evitare che venga ipnotizzato ancora. Entrambi attaccano il Drago Nero. Dopodiché, Sdentato e Hiccup atterrano per riorganizzare i loro piani. Ma qui il Drago Nero cerca di attaccare Hiccup. Fortunatamente, viene salvato da Sdentato, che si fa congelare. Poco dopo il blocco di ghiaccio si illumina ed esplode. Si scopre che Sdentato ha subito una trasformazione. Il suo corpo si è trasformato con un bagliore blu. Sdentato attacca quindi il Drago Nero da solo per proteggere Hiccup con il suo nuovo potere. Inaspettatamente, l'attacco di Sdentato al Drago Nero fa scomparire lentamente la sua influenza ipnotica. Infine, tutti i draghi attaccano l'Alfa. Drago, messo alle strette, ordina al Drago Nero di attaccare Hiccup. Allora Sdentato attacca il Drago Alfa sparando il suo potente colpo, seguito dagli altri draghi. L'attacco devastante sconfigge il Drago Alfa e gli spezza un corno. Infine, sceglie di ritirarsi. Poiché Sdentato ha sconfitto il Drago Nero, diventerà il prossimo Drago Alfa e guiderà tutti gli altri draghi. Invece Hiccup diventa il nuovo capo vichingo, sostituendo il povero padre defunto. Un anno dopo, vediamo una nave di cacciatore di draghi. Hiccup e Sdentato si infiltrano per salvare i draghi catturati, con Hiccup che indossa una tuta di scaglie di drago per camminare nel fuoco. A loro si uniscono Astrid, Moccicoso, Gamba di Pesce, Rufnut, Tufnut, che indossano tutte tute di squame, e salgono sui loro draghi per combattere i cacciatori. Gli eroi poi liberano i draghi e scappano, ignari di averne lasciato uno indietro. I cavalieri dei draghi tornano a Berk, che ora è sovrappopolata dai draghi che hanno salvato l'ultimo anno. Hiccup guida gli abitanti del villaggio come capo, ma non si sente ancora all'altezza come suo padre. Nel frattempo, Valka aiuta ad addestrare i draghi. Gobber suggerisce che Hiccup e Astrid si sposino al più presto, ma nessuno dei due si sente pronto a compiere questo passo. Nel frattempo, un famigerato uccisore di draghi chiamato Grimmel il Grigio incontra i signori della guerra che hanno catturato i draghi. Quando quest'ultimi raccontano Grimmel di Hiccup e Sdentato, lui rimane sorpreso, perché credeva di aver ucciso fino all'ultima furia buia. I signori della guerra mostrano a Grimmel il drago che è stato lasciato indietro, ossia una furia bianca. Lui decide di usarla come esca per attirare Sdentato. Vediamo poi un flashback di Hiccup giovane con Stoic, che racconta al figlio la leggenda di un mondo nascosto di draghi. Sperava di trovarlo per porre fine alle lotte tra i vichinghi e i draghi. Quando Sdentato si avventura da solo una notte, incontra la Furia Bianca. Lei cattura la sua attenzione e lui inizia ad inseguirla. Intanto Hiccup ed Astrid li incontrano, ma spaventano la Furia Bianca e lei spara un colpo nella loro direzione, per poi svanire. Sdentato è ovviamente innamorato della bella creatura bianca. Tufnut vuole dare ad Hiccup i consigli sulle relazioni. Tornano nel bosco per cercarla, ma Hiccup riesce ad individuare una delle trappole di Grimmel, prima che catturi Sdentato. Riporta un dardo tranquillante che hanno trovato, che Eret riconosce come opera di Grimmel. Lui avverte Hiccup che Grimmel, molto probabilmente, voleva che trovassero quella trappola come mezzo per ricondurla a loro. Quella sera, Hiccup scopre che Grimmel si è introdotto in casa sua e sembra aver tranquillizzato Sdentato. Oh, spero non ti dispiaccia se mi sono servito da solo. Tuo padre mi conosceva bene, ecco, lui sì che era un capo. E guarda che fine ha fatto. Ordina a Hiccup di consegnare Sdentato ed esprime che pensa che gli esseri umani e i draghi non dovrebbero coesistere, poiché considera gli umani superiori. Quando Grimmel va da Sdentato, si scopre che ha sparato a Gambe di Pesce e gli amici e la famiglia di Hiccup escono per tendere un'imboscata al vecchio. Tuttavia, l'uomo convoca i suoi Death Gripper che sputano acido per distruggere la casa di Hiccup. Hiccup riunisce così i vichinghi e si rende conto che con Grimmel, alle calcagna, non è più sicuro rimanere in quella terra. Mentre alcuni abitanti del villaggio si oppongono a lasciare le loro case, Hiccup dice loro che Berk è ovunque loro vogliano vivere. Tuttavia, Grimmel contava sul fatto che i vichinghi abbandonassero le loro case fin dall'inizio, e ora lui intende continuare a seguire le tracce di Sdentato con l'aiuto riluttante dei signori della guerra, il tutto producendo più veleno per tranquillizzare i draghi. Intanto i berchiani si recano con i draghi su un'altra isola per soggiornarvi temporaneamente. La Furia Bianca sembra seguire il gruppo, ma scompare dopo aver fatto cadere Hiccup dalla schiena di Sdentato, scambiandolo per un nemico. Ricompare più tardi quella sera, e Sdentato la segue. Improvvisamente, Hiccup si sveglia e va a cercare il suo amico. Intanto Sdentato si esibisce in ridicole danze per corteggiare la Furia Bianca, e ovviamente fallisce miseramente. Poi riesce a disegnare il suo volto sulla sabbia, che sembra piacerle.
Purtroppo, quando lei vede Hiccup, vola via di nuovo e Sdentato non riesce a seguirla a causa della sua coda difettosa. In seguito, Hiccup decide di riparare la pinna e di dipingerla di nero, in modo che Sdentato possa andare a cercare la Furia Bianca. Nel frattempo, Valka si assicura che gli abitanti del villaggio non siano stati seguiti. Vengono però avvistati dai Death Gripper, che cercano di attaccarli e abbatterli. Riescono a fuggire e tornano indietro per avvertire Hiccup. Nel frattempo Sdentato vola via per trovare la Furia Bianca. I due prendono il volo insieme mentre lei dimostra la sua capacità di mimetizzarsi. Con il suo aiuto, Sdentato è in grado di usare il suo potere del fulmine per ottenere lo stesso effetto. Continuano a volare finché la Furia Bianca non porta Sdentato ad una cascata. Dopo aver appreso che Grimmel è sulle loro tracce, Hiccup guida i cavalieri dei draghi per catturarlo, ma lui se lo aspettava, quindi cadono nella sua trappola. Grimmel manda il Death Gripper a cercarli, ma loro riescono ad eluderli e a fuggire. Lasciano però accidentalmente indietro Rufnut e se ne accorgono tardi. Hiccup viene quindi spinto a trovare un'altra soluzione per fermare Grimmel. Si accorge che Sdentato non è tornato. Yastrid gli ricorda che ha dato a Sdentato la libertà di stare con la Furia Bianca. Mentre Grimmel cerca di fare la sua prossima mossa, Rufnut inizia ad infastidirlo con le sue chiacchiere stupide. Così la libera per disperazione. Rufnut spiffera accidentalmente la loro posizione, quindi lui la tiene d'occhio per vedere dove è diretta. Intanto Hiccup e Astrid cavalcano Tempestosa per trovare Sdentato. Si imbattono nella cascata e vengono trasportati nel mondo nascosto dei draghi, vasto e bellissimo. Vedono Sdentato che agisce come alfa per tutti i draghi, e la Furia Bianca è ufficialmente la sua compagna. Gli altri draghi individuano Hiccup e Astrid, così li inseguono. Fortunatamente, Sdentato e Tempestosa le afferrano e scappano. Hiccup comincia a pensare che i Berchiani non possono vivere con i draghi nel loro mondo, e che forse è lì che i draghi dovrebbero stare. Nel frattempo Rufnut torna al villaggio, ma Grimmel l'ha seguita. Iniziano ad attaccare di nuovo, e questa volta Grimmel riesce a catturare Sdentato e la Furia Bianca. Gli altri draghi sono costretti a seguire Grimmel perché è il loro alfa, e lui minaccia di uccidere la Furia Bianca se Hiccup lo segue. Hiccup si sente senza speranza, e si considera anche un fallimento come capo. Ma Astrid lo incoraggia come ha fatto sempre. Gli fa sapere che è stata la prima persona a credere in lui e che sarà sempre lì a tirarlo su di morale. Hiccup raduna quindi i suoi amici con le loro tute per seguire la nave. Grimmel porta i draghi catturati ai signori della guerra, ma dice a loro che intende tenere Sdentato per sé. Gli eroi allora intervengono per liberare i loro draghi e affrontare l'esercito di Grimmel. Grimmel tenta di uccidere Hiccup, ma lui riesce a liberare Sdentato. Grimmel porta la Furia Bianca in cielo e induce Hiccup e Sdentato a inseguirli. Intanto i Death Gripper volano e circondano Sdentato, finché quest'ultimo non sfrutta il suo potere e li fulmina tutti, per poi scomparire. Hiccup riesce a liberare la Furia Bianca e la implora di salvare il suo amico. Il ragazzo è pronto a sacrificarsi per salvare Sdentato, mentre lui e Grimmel precipitano verso il mare. La Furia Bianca afferra Sdentato e atterra con lui sulla scogliera. Grimmel fa pezzi la tuta di Hiccup, ma improvvisamente la Furia Bianca vola verso Hiccup, mandando Grimmel nella sua tomba acquatica, mentre lei salva il ragazzo. I Berchiani festeggiano la loro vittoria, finché Sdentato e Hiccup non si rendono conto che i draghi non saranno mai al sicuro nel mondo umano. Hiccup quindi si separa con commozione da Sdentato, mentre i Berchiani liberano i loro draghi per farli vivere nel mondo nascosto. Così occupato a combattere per un mondo che io volevo, che non ho pensato a quello di cui tu avevi bisogno. È ora che badiate a voi stessi. La Furia Bianca guida i draghi verso il nuovo mondo. Circa un decennio dopo, Hiccup e Astrid si sono sposati e hanno anche fatto molto cardio insieme, avendo ora un figlio e una figlia. Si dirigono su una barca verso il mondo nascosto e si imbattono in Sdentato e la Furia Bianca seduti insieme su una roccia, con tre piccoli draghetti. Sdentato vola verso la barca e non sembra riconoscere immediatamente Hiccup. Lui muove lentamente la mano verso il muso, come quando si sono incontrati per la prima volta, e Sdentato si avventa sul suo vecchio amico ritrovato dopo un decennio. Astrid porta quindi i bambini in modo che Hiccup possa presentarli a Sdentato. Poi prendono il volo su Sdentato, Tempestosa e la Furia Bianca insieme, proprio come una famiglia. E qual è il tuo drago preferito? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per non perderti altri video come questo. Alla prossima!